Ok, allora siamo in diretta con Antonio Iacca. Aspettiamo un attimino perché in questo intanto ciao Antonio, ti saluto, ma dopo ti risaluterò perché in questo momento ancora non vedo nessuno collegato, quindi aspettiamo un secondino. Direi di aspettare un attimo, comincio a vedere Ok. una persona. Nel frattempo vediamo se siamo in diretta, primo. Sì, ti vedo Secondariamente, sul se siamo PC. in, ecco, direi che sì, siamo in diretta, per cui, ecco, ok, vi chiedo cortesemente se siete in diretta, chi è in diretta in questo momento, di innanzitutto, magari, ecco, già Nicola sento, Vichi. già vedo, buonasera, ecco qua, buonasera, Cuno Vichi, sì. Ecco, quindi grazie. Vediamo anche le altre persone se hanno voglia magari di dirci innanzitutto se ci sentono bene. Ciao Sergio, è arrivato il mio amico Sergio. Rocco, ciao. Ci sentite bene? Ci sentite bene? Fate magari un ok se ci sentite anche bene proprio come audio, E a me Così sentite, posso. io mi si sente? Certamente, tutte e due se ci sentite. Ok. Ok, ci vedono e ci sentono, dicono ciao Eli, vediamo chi è che mi dice ciao Eli, Sergio, certo, sempre Sergio, ciao Oriana. Adesso, allora aspettiamo un attimino Antonio che si connettono un pochino di persone, è arrivata anche Mary Andrea, Andrei, ok, io ho sugli occhiali così vedo bene nel frattempo chi ci sta connettendo, poi dopo iniziamo proprio, però diamo sempre un attimino di tempo, diciamo, alle persone comunque di connettersi, di presentarsi, di salutarci. Ciao Oriana, Io ho il ciao. PC e vedo dal PC, mentre qui il telefono, quindi. Riesci a vedere anche tu? Perfetto. Sì. Benissimo, sì, comunque ci dicono ancora che ci sentono bene, quindi ciao Sara. Ciao, un nome che non. Ah, ciao Daniela, ci sei anche tu? Ciao, bene, bene, vedo già un bel po' di persone, quindi dai, io direi, dopo li salutiamo un pochino tutti quanti, eh. Intanto a questo punto, allora vi presento Antonio Iacca. Allora, questa sera per me è un grande piacere averti qui, Antonio, Figurati per me, grazie. perché comunque parleremo di un argomento sicuramente molto molto interessante perché è qualcosa che si può veramente sviluppare, si può sviluppare un dialogo e una chiacchierata veramente molto molto interessante per tutte le persone perché ovviamente sono argomenti che ci fanno un pochettino dare quella sensazione veramente di avere quella nostra eternità, diciamo così, l'eternità che sentiamo dentro e che comunque sicuramente è bello sentire chi ha avuto un'esperienza e lo può testimoniare, perché Antonio Iacca ha avuto comunque un'esperienza, diciamo, di DNE, scusate, che vuol dire praticamente uno stato, diciamo, quello che viene chiamata premorte, insomma, quindi attraverso proprio una situazione purtroppo dolorosa che ha avuto, diciamo, in seguito a un problema, a una malattia, giusto, il nostro Antonio, insomma, ha provato e ha sperimentato, un'esperienza Chiamiamolo molto, molto. dono. Ecco, bravissima, bravissima. Un'esperienza e un dono meraviglioso perché ha veramente ricevuto quel dono di comprendere, di capire delle cose che vanno un po' oltre a quello che si vede, a quello che si sente. Quindi, in seguito a questo, naturalmente, poi adesso ci racconterà Antonio perché si è chiaramente modificata la sua vita e i valori della sua vita, eccetera, eccetera. Quindi, cominciamo intanto, magari, soltanto ad ascoltarlo in questa sua esperienza. Quindi, ci spieghi un po' come è avvenuto, cosa è successo, come è successa questa tua avventura, diciamo così. Ok, innanzitutto buonasera a tutti. Grazie a te Elisa per avermi invitato. Figurati. Un dono, detto prima dono, ma dono è la malattia stessa, la sofferenza che mi ha portato, che mi ha aiutato poi nel mio percorso, a prescindere dall'esperienza di premorte. Comunque, la mia esperienza di premorte, di NDE, è avvenuta nel 2006. Ho subito un intervento chirurgico al tronco encefalico, al cervelletto,
E durante quelle 10 ore di intervento, mi hanno detto poi i medici, è venuta la mia esperienza di premorte. In pratica mi sono trovato inizialmente fuori dal corpo, vedevo me su quel letto di ospedale, vedevo i medici che facevano, i medici, gli infermieri. Sono stato lì, un po' lì, ero come se fossi sul soffitto, guardavo dall'alto, tutto. Mi vedevo nel letto. Una cosa molto curiosa che mi ricordo è il fatto che io avevo un sondino giallo al naso. E poi mi sono informato dopo che quel sondino non potevo vederlo, cioè avrei ho potuto vederlo solo uscendo fuori dal corpo, perché viene messo dopo l'anestesia totale, e quando mi sono risvegliato ero in sala intensiva e avevo la tracheotomia, non avevo nessun sondino. Certo. Per informare, quel sondino ce l'avevo, quindi anche questa, per dire che potevo vederlo. La prova. Poi mi sono ritrovato, anche se il termine ritrovato non è giusto, poi dirò perché, in un'altra dimensione, no. Su una collina, con un prato verde, ma un verde brillante, fluorescente, diciamo, fiori coloratissimi, cielo stupendo, azzurro, nuvole biancolatte, i colori erano molto più vivaci, c'era una brezza stupenda che sentivo, e quello che provavo sono delle emozioni che non esistono qui, non ci sono parole per poter definire certe emozioni. Però la cosa bella è che io non ero lì che osservavo, non ero che osservavo i fiori, osservavo il cielo, io ero i fiori, io ero il cielo, io ero la nuvola, io non ero lì osservatore, vedevo quello che mi circondava, io ero tutto ciò che c'era, questo. E solo questa è la mia esperienza, che si può raccontare in 20 secondi, ma poi c'è un mondo sì. Da poter dire grazie a queste sensazioni, grazie a quello che ho vissuto. Poi mi sono svegliato, però all'interno, diciamo, in sala intensiva, stavo abbastanza. Però questa è la mia esperienza, solo questa. E guarda, allora ascolta, a parte il fatto che, intanto scusa, prima ti rispondo e ti dico due cosine che mi hai veramente suscitato mentre mi raccontavi, e quindi intanto salutiamo ancora due secondi le persone, ho visto che nel frattempo sono arrivate molte altre persone, abbiamo ciao Nicoletta, ciao Michele è con noi questa sera, sono molto ciao Michi. Ciao Giuseppina, ciao Nancy, ciao Michi, l'ho detto, c'è mia sorella, ciao Franca. Insomma ci sono ciao Maddalena, insomma ci sono comunque un po' di persone che sono arrivate, quindi sono molto contenta. Abbiamo naturalmente, voglio dire due cosine prima di tutto a voi, cioè adesso noi racconteremo sicuramente, scambieremo questa nostra diciamo questo nostro dialogo, questa nostra chiacchierata proprio su questa bellissima esperienza che ha fatto Antonio e che ci ha appena spiegato, ma naturalmente poi fate pure tutte le domande che volete, perché Antonio è qui stasera, approfittiamone proprio per rispondere con quello che sappiamo, insomma lui con la sua esperienza, io con la mia, insomma cerchiamo di aiutarvi anche a capire delle cose. Per quello che riguarda invece il racconto che tu hai raccontato, mi hai colpito per diverse cose. Vabbè, innanzitutto la tua umiltà e il tuo modo di dire è solo questa esperienza, mi colpisce moltissimo perché è un'esperienza straordinaria, e il fatto che tu comunque dica è solo questa, è proprio come se mi trasparisse proprio questa tua semplicità nel dire invece di qualcosa di straordinario, qualcosa di talmente intenso, che nella semplicità c'è il tutto, capisci? Perché tu dici è solo perché è semplice, è una cosa semplice, ma è talmente coinvolgente, io comprendo, anche se non l'ho provata, ovviamente come l'hai provata tu, ma intendo benissimo cosa vuoi dire quando fai parte di quel tutto, eccetera, eccetera, perché a mio modo ho sperimentato in altro modo, diciamo, questo tipo di condizione o di estasi, diciamo così, e quindi posso anche soltanto
minimamente immaginare cosa puoi aver provato tu invece nell'averlo proprio vissuto proprio con questo viaggio extracorporeo, perché poi in definitiva è questo: tu sei uscito in quel momento da quello che era comunque il tuo corpo fisico e quindi hai percepito queste cose. Quindi mi colpisce molto questa cosa e mi colpisce per esempio quando parli dei colori, quando parli di questa sensazione di essere nel tutto, questi colori così vividi, così splendenti. Questa è proprio una cosa che chiunque diciamo abbia provato un'esperienza tipo la tua ha sempre detto, che questi colori sono molto nell'aldilà, no? Quello che noi chiamiamo l'aldilà, che poi è la realtà, è tutto più vivido, è tutto più intenso. Sì. È qualcosa, e lo dicono in tante persone che hanno avuto la tua esperienza. Quindi è una cosa straordinaria. Per quello che riguarda te, ti faccio una domanda: hai per esempio visto il famoso tunnel che vedono tutti, o per esempio tu non l'hai visto, oppure hai avuto un'esperienza con magari degli esseri di luce, o eri solo? Cioè, giusto per capire un attimino che cosa è avvenuto quando eri di là, se hai sentito qualcosa. Anche approfondito poi, no, le varie testimonianze delle altre persone che hanno avuto questa esperienza, però no, non ho visto nessun tunnel, non ho attraversato nessun tunnel, non ho visto nessun essere. Io credo una cosa: ho avuto questa esperienza extracorporea prima, mi sono visto, no, nel letto in ospedale, però poi quello che è successo, credo che io sono diventato l'unità, ho sperimentato l'unità, non sono stato in un'altra dimensione che può essere il paradiso, non so come spiegarlo, perché, però credo di aver sperimentato cosa vuol dire uno, l'unità, Dio, non so se possiamo anche chiamarlo così, ma credo che l'esperienza sarà quella, ho sperimentato cosa vuol dire l'unità, e questo mi ha aperto un mondo poi successivamente. Ovviamente. Certo, sì, perché poi tra l'altro appunto, dato che non ci sono tutte le esperienze, nel senso, è vero, come dici tu, molti hanno sperimentato questo tunnel, o molte persone per esempio che hanno vissuto la tua esperienza sono entrate in contatto per esempio con degli esseri che gli hanno parlato, eccetera eccetera, perché credo evidentemente nella loro esperienza c'era bisogno di quel tipo di mentre magari nel tuo c'era proprio il bisogno di comprendere, come hai detto tu, quell'uno, che non è da poco, voglio dire, perché è qualcosa di particolare. Io per esempio avevo avuto un'esperienza del genere, chiaramente non intensa sicuramente come la tua, perché ripeto è un'esperienza totalmente diversa, è una meditazione. Ricordo molto bene che avevo avuto un'esperienza del genere, perché avevo sentito proprio quella unità con tutte le cose, e mi era capitato anche un'altra volta, tra l'altro, una sensazione quasi di estasi, che presumo che possa assomigliare un pochettino, che avevo mi ricordo in quell'occasione avevo parlato con quello che è per me il creatore, eccetera eccetera, chiedevo comunque una specie di segno, e nella mia ingenuità pensavo mi facesse qualche bussata, non so, qualche cosa del genere. Invece a un certo punto ho sentito, perché rumore, sai, invece ho sentito a un certo punto come qualcosa che mi entrava dalle dita dei piedi fino ad arrivare ai capelli, che mi ha preso, non so quanto tempo è durato, ma per tutto il periodo io era come se fossi una totale estasi, come se fossi nella gioia più totale, qualcosa che nella vita, neanche nei momenti più belli della mia vita, non ho mai provato, mai sperimentato. È qualcosa proprio che ti prende tutto dentro, tu senti dentro il tutto e senti quella gioia profonda, no? E quindi avevo sperimentato questa cosa. Quindi immagino che tu avrai provato quel tipo di gioia, no? Anche ancora più intensa, probabilmente, perché eri dentro le cose. Sì, io credo che di aver provato questa sensazione anche tu nella meditazione, perché questa sensazione di unità si può provare quando ci si distacca dal corpo psicofisico, e nella meditazione questo può avvenire. Quindi, non essendoci il mio corpo psicofisico, mente, emozione, corpo, sono stato quel che sono davvero, ero io. E quindi l'unità era la mia anima, che sono pezzi, un pezzo dell'unità. Non essendoci il corpo psicofisico, si è mostrata in quello che
nella sua essenza. Nella sua essenza. Ecco, infatti, tornando al discorso della meditazione, per esempio, adesso racconteremo anche due cose di te, perché naturalmente la tua vita dopo questa esperienza è cambiata. E quindi so che tu inizialmente hai fatto anche un corto, praticamente, un corto adesso di cui ci parlerai, poi so che sei diventato istruttore di mindfulness, giusto? E che questa meditazione di cui adesso ci parlerai, hai comunque poi cercato di divulgare attraverso un canale YouTube, adesso attraverso un gruppo molto interessante di mindfulness e di questi tipi di esperienza dove si parla di questo. Comunque diciamo che la tua vita è cambiata. Quindi cominciamo già proprio un attimino a capire, quindi cosa è avvenuto, quindi come è cambiata dopo questa esperienza, che cosa effettivamente tu hai percepito di diverso dopo chiaramente quando ti sei svegliato e hai recuperato a livello fisico. Ci sono voluti un po' di anni per contemplare bene la cosa, perché a livello fisico è stata molto dura, perché quando mi sono risvegliato poi in sala intensiva, io adesso peso quasi 90 kg, sono alto 1,85, pesavo 40 kg, non respiravo più, non potevo mangiare, non potevo camminare, non avevo forze, quindi ho dovuto prima riprendermi, ci è voluto molto tempo, e poi dopo ho iniziato a contemplare un po' questa cosa che all'inizio credevo fosse solo un sogno, però poi tramite una situazione, una mia zia, una mio parente mi raccontò di aver vissuto la stessa cosa 50 anni prima, e io non avevo raccontato mai a nessuno questa cosa, questo sogno, perché era un sogno. Poi quando questa mia parente mi ha raccontato questa cosa, si è accesa una lampadina e ho iniziato a studiare, a vedere, quindi sono diventato consapevole di molte cose che mi sono successe. Comunque cosa ho capito? Quello che ho capito, la cosa più importante, è che io sono te, che io sono questa matita, io sono la casa, io sono l'unità. Quando capisci questa cosa, quando riesci a capirla, e noi qui con il corpo fisico non possiamo capirla totalmente, io ho avuto la fortuna di avere questa esperienza e quindi di poterla vivere. Quando capisci questa cosa, capisci che non esiste il male, il bene, il giusto, lo sbagliato. E quando capisci anche questo, poi se vai più a fondo, riesci a capire che quanto sia inutile il giudizio verso se stessi, e quindi riesci a scoprire un po', no? Conoscere meglio te stesso quando elimini il giudizio, riesci ad andare sempre più vicino alla libertà, alla felicità, a vedere il mondo con gli occhi dell'anima e non con gli occhi del corpo, della mente, e quindi ti si apre un mondo. E soprattutto la cosa più importante è capire che non bisogna mai giudicarsi. Mai, qualunque pensiero ti venga in testa, dal più stupido al più macabro, ecco, secondo me, non bisogna mai giudicarsi, bisogna anzi capire perché, no? Però magari non bisogna dire, no, io questo pensiero non voglio averlo, così non si va da nessuna parte. Invece bisogna accettare tutto quello che si è, tutti i pensieri che si hanno, e non giudicarsi, e solo così puoi andare sempre più vicino alla tua anima e vedere, approcciarsi il mondo con gli occhi dell'anima, e essere felice, andare sempre più vicino alla felicità. La cosa più importante, secondo me, in questo mondo, noi siamo per giocare, siamo qui per giocare, secondo me, la cosa più principale, per divertirci, per giocare con consapevolezza, ovviamente, quella che viene da sola. Quindi, rispetto a quello che stai dicendo sul giudizio, diciamo, adesso io parlo di quel discorso che stai facendo un pochino sul giudizio, poi naturalmente così facciamo anche un confronto su quello che magari hai sperimentato, quello magari che credo, quello che sento, percepisco anche io, no? Per esempio il giudizio inteso nella sua forma negativa non andrebbe utilizzato poi a prescindere nemmeno con gli altri, voglio dire, noi non siamo in grado tra l'altro di avere un giudizio verso nessuno, e eventualmente possiamo, e ripeto, il giudicare io lo percepisco come uno constatare quello che sono comunque delle cause scatenanti, delle situazioni che appunto scatenano in noi stessi delle emozioni, o
il giudizio inteso nel senso positivo di se stessi, che implica però la trasformazione e il cambiamento, per cui la possibilità di conoscersi, che è diverso dal giudicarsi, ma è semplicemente il conoscersi per poter modificare, cambiare e avere una propria vita. Quindi in questo senso noi invece cosa facciamo? Spesso e volentieri giudichiamo, cioè inteso come condanna, o verso noi stessi o verso gli altri, tendenzialmente abbiamo quello che è la condanna, e questo è sempre sbagliato, perché noi non siamo in grado, dobbiamo prima conoscerci, e noi a fondo non ci conosciamo poi così bene, per cui dovremmo imparare prima questo. E tra l'altro poi, proprio anche per quello in cui credo io, voglio dire, visto che il nostro canale parla anche tanto chiaramente di quello che è comunque la vita oltre quella terrena, quella che vediamo, anche dall'altra parte, per quello che conosco io, per quello che ci hanno sempre detto le guide eccetera eccetera, o anche proprio una guida intuitiva che seguo, non c'è anche lì, non c'è un giudizio da parte dell'Eterno che quando vai dall'altra parte ti punisce o quant'altro, no, ci sono semplicemente delle situazioni in cui tu devi migliorare, crescere ed evolvere, per cui sei conscio di quello che ti accade in modo un po' più consapevole dall'altra parte, per cui cosa succede? Che prendi poi delle strade che ti possono aiutare nella crescita. Condivido questa cosa? Sì, condivido. Io il giudizio verso se stessi, magari perché siamo influenzati dall'esterno, dalla società, dalle religioni, quindi magari non possiamo essere noi stessi perché abbiamo paura di quello che pensano gli altri, di quello che ci hanno insegnato fin da piccoli. Quindi parlo di quel giudizio che è castrante, che non ci fa essere liberi, non ci fa conoscere bene noi stessi. Non conoscendo bene noi stessi non possiamo fare quello che dovremmo o vogliamo fare, e anche conoscere il resto della realtà che ci circonda, perché solo conoscendo noi stessi possiamo conoscere la realtà, altrimenti la realtà che conosciamo è quella che gli altri ci dicono che è. Sì, sì. Tra l'altro tu hai parlato di unità, unità con... Non so se sono chiaro, sono chiaro, non lo so. Per esempio il discorso che tu hai parlato prima di unità col tutto, quindi unità col tutto, a mio avviso, è proprio la capacità di conoscere effettivamente quello che è la nostra essenza, la nostra origine. Quindi se io conosco me stesso, non è inteso come conosco me stessa Elisa piuttosto che Antonio, non conosco me stesso inteso come forma umana, conosco me stesso come essenza. Se io riesco a ritrovare quell'essenza lì, ritrovo quell'origine che naturalmente è la creazione tutta, che mi consente di essere sicuramente integrata con poi anche gli altri, perché dopo c'è l'unione con il tutto. Vediamo intanto, e poi parleremo un attimino, anche perché ho detto appunto che sei comunque da questo, diciamo, da questa tua trasformazione, da questo tuo cambiamento, quindi che c'è stato, quindi c'è stato il bisogno di ricerca, giusto, da quello che ho capito, il bisogno di ricercare la tua essenza eccetera eccetera, e poi il bisogno di divulgare, divulgare quello che era praticamente quella conoscenza che tu hai sentito dentro, giusto? Quindi hai avuto bisogno di questo. Ecco. Più che altro mi diverto, faccio questo anche perché mi diverto, mi piace parlare delle mie esperienze, mi diverto, e se questo può aiutare qualcuno, perché non, a parte l'esperienza di premorte che mi ha fatto vivere l'unità, però ho dovuto superare molte cose, no? Che è una malattia pesante, un trauma pesante, che all'inizio mi hanno coinvolto, mi hanno portato nell'oscurità, nella depressione, no? Io sono riuscito magari ad andare oltre queste cose, quindi raccontando anche le mie esperienze da questo punto di vista, spero che di poter essere utile a qualcuno. Ti aiuto, certo. Quanti anni avevi quando appunto hai avuto la tua malattia e tutto quanto? 20 anni. Nel fior fior della gioventù. Assolutamente. Vedermi cambiato da un momento all'altro nel fior fior della gioventù, e poi ero un po' vanitoso e narcisista, quindi a 20 anni ho regressivo. Quindi ho detto, caspita, cosa è successo? All'inizio ho dato colpa all'universo, a Dio, perché cosa ho fatto di male, ma poi ovviamente ho capito che le cose, che nella sofferenza, solo grazie alla sofferenza ho potuto vedere cose che sicuramente non avrei mai visto.
Ed è meraviglioso perché la gioia del dolore della gioia, nel senso che comunque c'è proprio la possibilità attraverso la sofferenza di capire delle cose. Quindi guarda come si può trasformare tutto, Antonio, cioè è incredibile, perché si può capovolgere veramente tutto, perché molto spesso accusiamo talmente il colpo della, cioè, voglio dire, sei molto di utilità alle persone, perché attraverso la tua esperienza tu puoi testimoniare che il dolore ha trasformato la tua vita in positivo, cioè è meraviglioso quello che stai dicendo. Perché hai avuto attraverso quando prima hai parlato di dono, hai detto proprio una cosa giustissima, perché è stato veramente il dono che ha trasformato la tua vita e la senza ombra di dubbio migliorata nella sua essenza, capito? Poi voglio dire, è la cosa più importante, certo, ed è la cosa più importante, perché noi siamo esseri spirituali che stanno vivendo un'esperienza terrena, ma se non riusciamo a comprendere questa cosa, magari tu puoi avere anche tutto il successo del mondo, puoi avere tutta la bellezza del mondo, puoi avere tutto il corpo meraviglioso, fisico, perfetto, ma se non capisci quell'essenza lì, è come avere quasi sprecato una vita, secondo me. Cioè, sì. Quindi quello che intendo dire è, naturalmente sarebbe ottimale non dover passare neanche attraverso un'esperienza dolorosa, per carità, però se questa esperienza ti può servire per ritrovare il dono della vita, il dono dell'essenza della vita, del perché della vita, come è successo a te, voglio dire, e soprattutto per come l'hai vissuta tu, è fantastico. Perché tante volte sono grato, anzi adesso se penso alla mia malattia, a tutto quello che ho passato, perché ho sofferto, anche pensare al suicidio, non mi vergogno a dirlo. No, ma certo. Però adesso mi viene da ridere, da ridere, non lo so perché, lo trovo divertente, ecco. Non so se riesco a far capire il concetto, però mi viene da ridere, non so, è divertente tutto quello che sì, perché tu in un certo senso hai alleggerito quello che è stato tutto cioè il dolore che hai vissuto, sai che ha portato qualcosa, che adesso dici va bene, sono qui, sto vivendo quello che devo vivere, ma so che non esiste la morte, ecco. La maggiore cosa che si può riscontrare in un'esperienza del genere, ed è quello che appunto vorremmo portare soprattutto a tutte le persone che stanno ascoltando, è che non c'è la morte. E quando una persona riesce addirittura a viverla questa cosa, a sentirla come è successo a te, per forza che ride, che è scherzoso, che dice, perché sa perfettamente che questa è un'esperienza, ma non è quella definitiva, non è quella, cioè non è che quando muori, assolutamente, non muori. Nulla si crea, nulla si distrugge, ma tutto si trasforma. Ed è proprio la cosa giustissima che è così. Vediamo un attimino intanto, che prima che raccontiamo un attimino anche di quello che poi tu hai fatto, vediamo se ci sono state delle domande. Ragazzi, fate pure domande, così intanto man mano che vi raccontiamo un po', diciamo di quello che poi dopo Antonio ha fatto, vediamo, allora ti dico, vediamo, intanto ti salutano, ok, ci salutano tutti, ovviamente ciao Maria Chiara, ciao Roberto, ciao ragazzi, io non vedo Anna Schettino, bellissima esperienza, dice, poi invece Cuno dice, nella semplicità c'è bellezza, nell'umiltà c'è consapevolezza, la profondità d'animo credo sia questo. Beh, certo, uno, anche perché comunque è così, è quello che dicevo prima ad Antonio, la sua semplicità, il suo modo di dire, comunque questa cosa che a me ha colpito, per quanto effettivamente, insomma, arriva. Tra l'altro, Cuno Righi è il produttore del mio cortometraggio. Ah, ok, benissimo, adesso ne parliamo, Bene, bene, io non lo sapevo, quindi niente, adesso ne parliamo sicuramente. Poi abbiamo Angela che dice... una gioia è un grande abbraccio d'amore, ma certamente, bellissimo, grazie Angela. Poi Miki dice, si può dire che questa tua esperienza ha ispirato il corto che ha realizzato Our Soul Story? Certo, infatti adesso ne parleremo sicuramente, quindi io direi, allora adesso prima di continuare, ciao Imma, c'è anche Imma, tesoro, sono contenta di vederti. Allora, quindi parliamo un attimino, visto che ciao Sara Verderi, ciao cara, anche a te, ciao Lisa, ciao Paola, c'è tanta gente.
Allora, ascolta, volevo chiedere un attimino, appunto, visto che Miki ci dà modo di poterne parlare, quindi tu hai fatto un corto che si chiama Soul Story, che è l'argomento principale, quindi è questa, l'esperienza extracorporea, giusto? Quindi vuoi raccontarci un pochino come è partito, come è andata, come è stata, prima di tutto spiegaci bene che cosa hai fatto, che cos'è, so che è stato tra l'altro un corto molto molto importante perché ha partecipato a dei, insomma, come dire, dei festival, sì. Ecco, infatti, dei festival importanti, però raccontaci tu un po' tutto e poi dici, eventualmente poi metteremo il link dove lo possono trovare se lo vogliono vedere le persone. Io sono sempre stato un appassionato di cinema, lo sono tuttora. Volevo già fare qualcosa in questo ambito, poi ho, dopo che ho avuto questa esperienza, siccome a me non piace fare le cose banali, le cose che già esistono, dopo che ho avuto questa esperienza che è straordinaria, no? Un po' dall'ordinario, ho trovato il soggetto giusto, ho detto beh, adesso sono pronto per dar vita a questa mia passione. Solo questo, io già volevo fare qualcosa, ma poi ho trovato il soggetto giusto, che è stata questa esperienza di Premotte, che è bello, è stato, mi ha dato molta soddisfazione questo cortometraggio, perché nonostante sia low budget, dura solo 5 minuti, basso budget, difficilmente le case di distribuzione, come la Premier Film, che è molto importante, accetta cortometraggi di basso budget. Però mi ha detto che il mio è stato talmente particolare, talmente diverso, che è stato accettato ed è stato distribuito in vari festival, in Inghilterra, in Francia, in Nigeria, e ha avuto delle selezioni ufficiali, nonostante sia low budget, infatti è inusuale questo, bella soddisfazione, vorrò farne altre, ovviamente. Direi. Il cinema è una mia passione, a prescindere da quello che mi è successo. Dura solo 5 minuti, quindi vedetelo, perché dura poco. Ma certamente, infatti adesso sicuramente daremo anche dove trovarlo nel link, perché tu poi hai anche un canale YouTube, giusto? Sì, si chiama Anthology NDE e Mindfulness. Ok, quindi così, poi naturalmente adesso quando finiremo ti pregherei veramente di mettere sotto naturalmente, okay. Ecco, così almeno poi le persone possono veramente andare a vedere, perché merita, perché insomma, e tra l'altro so che comunque è molto intenso, vero? Anche proprio a livello di musica, tutto quanto è molto intenso proprio come... Sì, sì. Ci sono, come sottofondo ci sono i suoni dell'universo, quelli veri, presi, perché ci sono dei video, delle musiche dove ci sono proprio i suoni dell'universo, di Marte, di Giove, di Venere, il suono home dell'universo, sempre home, il suono, e c'è anche, soprattutto, che io amo, la nona sinfonia di Beethoven, un pezzettino che fa molto, certo. La musica è importante nel cinema. Molto, e non solo nel cinema, perché la musica più sublime credo che nell'oltre sia qualcosa di spettacolare, che forse noi qui non... Io credo che veramente di lì la musica sia proprio un linguaggio, e quindi... Probabilmente, sono convinta che crei veramente tantissima emozione e quindi sia molto particolare. Quindi se si è capaci veramente anche in 5 minuti, come dici tu, però di ricreare quell'atmosfera, quelle situazioni in cui veramente puoi far comprendere quello che hai vissuto, quello che c'è, hai trasformato la tua emozione in quel video, penso che sia, voglio dire, merita vederlo, quindi andate a vederlo assolutamente. Grazie. E quindi niente, quindi hai fatto questo, aspetta che c'era un'altra domanda forse legato al corto, perché c'era uno che diceva un corto nato dalla passione, vedi, l'ho appena detto, dalla voglia di raccontare e di emozionare, e per questo non occorrono molti denari, bravissimo Curo, no, infatti l'avevo proprio più anticipato io, nel senso che non avevo letto, però è vero, se tu fai queste cose con questo tipo di passione, insomma, cioè, arrivano poi, riesci proprio a sperirle. Nel cinema i denari servono, però, se vogliamo parlare di cinema, a prescindere, però è giustamente detto una cosa che condivido. Sì, assolutamente, poi è normale. Diciamo che tu hai iniziato con questo corto, che adesso tutti andremo a vedere,
le persone, diciamo, andranno a vedere, e il e poi naturalmente è ovvio, se questa c'è questa passione, magari in un futuro può anche darsi che tu riuscirai comunque anche a fare di più, vediamo, io noi te lo auguriamo naturalmente per poter portare questo tipo di discorso. Poi parleremo anche di un'altra cosa, perché io allora vediamo un po' cosa dicono anche le altre persone. Sofia, ciao, ci sei anche tu, ciao Tiziana, ciao Laura, io intanto saluto, bene, allora Paola dice: ho sentito una musica, aspetta, allora anch'io ho sentito una musica che con parole umane non si può descrivere. Sì, Paola, alle volte veramente credo che sì. E poi qualcuno dice sempre: bisognerebbe guardarlo, si racconta da solo. Infatti, sicuramente adesso tutti andranno, quando metteremo il link, tutti andranno a vederlo. C'è anche Rocco che diceva: porti un po' di pace nel nostro cuore, abbiamo perso il nostro unico figlio e la disperazione è tanta. Rocco, guarda, veramente se soltanto in qualche modo questa nostra chiacchierata può portare questa pace, io credo che, d'accordo come Antonio, noi per noi è come avere già vinto, nel senso che è veramente il dolore più grande che tu possa aver provato, quindi sapere che qualcuno, insomma, ti può dire che veramente, inoltre, vabbè, magari un discorso di certamente come posso essere io che percepisco le energie magari dell'oltre, ma anche chi le ha proprio constatate, proprio fisicamente, quasi, voglio dire non fisicamente, ma con la propria esperienza di premorte, no? Io testimoniarlo, penso che è la cosa più bella che possiamo fare, darti questo tipo di speranza, vero Antonio? Io ero molto lontano da queste cose, io prima di questa esperienza ero molto lontano da queste cose, da ogni fede, ero abbastanza superficiale, cinico forse no, però non credevo mai di poter arrivare a certe consapevolezze, a certi discorsi, e dopo aver vissuto questa esperienza la morte non esiste, non ha neanche un senso il fatto che dire che la morte esiste. Lo so che è difficile da capire per chi non ha vissuto delle esperienze come la mia, però io lo devo dire, perché per me non ha senso proprio, perché dopo essere diventato un'unità ho capito che io sono te, sono tutto, tu sei tutto, ognuno è tutto. C'è solo un cambiamento, una trasformazione di vibrazioni, di energia, ma siamo tutti qui sempre, sempre, tutti, qualunque cosa. Non scompare niente, non può scomparire nulla. Siamo sempre qui tutti. Ma l'hai proprio provato, l'hai proprio sperimentato sulla tua pelle, poi tutto sommato, no? Quindi voglio dire, la tua certezza va anche dal fatto che l'hai proprio sperimentato, hai visto, hai avuto anche le prove, perché hai visto delle cose che in sala operatoria non potevi vedere, non avresti potuto vedere, come hai spiegato prima all'inizio, per chi non ha sentito, per cui chiaramente sono delle situazioni, perché è ovvio, nel tuo caso non dovevi, diciamo, arrivare comunque a toccare, se vogliamo, il tunnel, le cose. Io mi sono fatta anche una spiegazione anche per quello che abbiamo detto prima, il fatto che ci sono persone che seguono proprio, vanno nel tunnel, perché probabilmente si avvicinano proprio a quella soglia. Evidentemente tu non ne avevi bisogno, dovevi semplicemente, come abbiamo detto prima per chi non ha sentito, sperimentare questa sensazione del tutto, che per te sarebbe stata sufficiente per trasformare la tua vita. Hai detto prima: sono stata una persona comunque più superficiale, quant'altro, eccetera, eccetera, per cui invece questa esperienza mi ha fatto andare in profondità nelle cose. Quindi cosa c'è di meglio? Un cambiamento radicale. Quindi, non potevo mai credere. Vediamo qualcuno che dice. Allora, Miki dice: molto importante superare, soprattutto, oh mamma, aspetta che mi è partito, con queste testimonianze la paura della morte. Sì, Michele, giusto, perché già, allora Michele c'è da dire che anche lui fa un lavoro grandioso per quello che riguarda proprio le esperienze extracorporee, lo sapete tutti, comunque Michele è un grande amico che lavora proprio in questo, nel senso che fa corsi, parla, divulga per tutto quello che riguarda proprio la...
l'esperienza, diciamo, di Obe, che comunque pur sempre fa parte del tipo di esperienza molto simile a quello che ha avuto Antonio, perché comunque le persone, certo nel tuo caso è stata comunque una situazione chiaramente più drammatica, però ci sono sicuramente delle situazioni in cui le persone riescono a uscire, diciamo, con quella parte, diciamo, di sé che gli fa vedere, gli fa sentire proprio il fatto di che non ci sia la morte. Quindi perché sentono e vivono al di là del loro corpo fisico. Quindi ecco che sicuramente Michele fa questa cosa, fa tra l'altro veramente dei corsi eccezionali, fa dei corsi Skype, tra l'altro di cui adesso uno parteciperò anche io. Io ho appena finito di partecipare a un corso e ho avuto già i primi risultati. Poi con Michele ne parliamo, Michele, poi ne parliamo. Sì, comunque veramente fa dei bellissimi corsi, ne ho partecipato comunque a uno dal vivo, adesso comunque sarò appunto con lui. Infatti io voglio anche dire a tutti quanti, veramente chiunque volete poi contattare Michele tranquillamente per fare questi tipi di corsi, anche Skype, perché comunque sono molto validi anche quelli, perché adesso poi tra l'altro anche oggi, adesso con questa quarantena e quant'altro abbiamo dovuto, però lui passava tempo. Ecco, e sicuramente poi chiunque voglia partecipare anche a un tuo corso e vuole informarsi può anche naturalmente dire che viene dal nostro gruppo, e sicuramente Michele vi accoglierà, anzi se fate il nostro gruppo e dite voglio partecipare proprio perché ho sentito, insomma, Elisa, Antonio e quant'altro che lavoro in questa diretta, a lui sicuramente fa piacere e a me ancora di più, perché naturalmente, insomma, ho contribuito in qualche modo. Quindi dicevo, a parte Michele che naturalmente è un grande amico per me, e quindi dico questa cosa, poi abbiamo Maria Grazia, lo guarderò appena finisce la vostra diretta, scrivete dove possiamo trovarlo. Assolutamente sì, e ci augurano tante belle cose, anche a te ti augurano tante belle cose, naturalmente adesso quando finiamo. Grazie Antonio, grazie Elisa, dice Michele con molto piacere, bene. Si può dire, dice Cuno, che la morte è come se fosse un trasloco, si continua a vivere altrove. Che bello, cioè una bella. Hai fatto un bello. Similitudine. Sì, è vero, una bella. È vero, questo è un vestito, un abito, oppure cambi il vestito, voglio dire, prendi, vai, poi dopo vai dall'altra parte. Poi sappiamo, io per esempio credo nella reincarnazione, quindi sicuramente poi torniamo anche alle volte, perché ovviamente dobbiamo proseguire quello che è la nostra evoluzione, ma è comunque un cambio vibrazionale, un cambio, cioè noi siamo semplicemente spostati, quindi dici tu, traslochiamo, insomma. Ecco, ascolta, una cosa importante, visto che al momento non ho visto domande particolari, allora, so che tu comunque sei diventato, diciamo, anche istruttore di mindfulness. Vuoi un attimino spiegarci quindi che cos'è, come funziona? Prima mi ha parlato di meditazione, quindi probabilmente la conosci bene, per cui siamo lì più o meno. Ecco, quindi ci puoi raccontare qualcosa di mindfulness. Oh, io sono istruttore mindfulness, però del protocollo MBSR, perché ci sono vari livelli di mindfulness. Ah, ok. Io sono istruttore di quel protocollo. Mindfulness è una qualità, diciamo, deriva dal termine sati, un termine indiano, in lingua pali, e vuol dire consapevolezza, attenzione consapevole. Questo è un protocollo di 8 settimane, dura proprio 8 settimane, dove ogni settimana c'è una lezione o una video lezione, perché si può fare anche online. E poi per una settimana, ogni giorno ci sono degli esercizi da fare di meditazione, di presenza, spiegazioni di vari concetti. Qual è lo scopo della mindfulness? Far capire all'individuo, innanzitutto, a conoscere meglio se stesso, a superare il giudizio verso se stesso, a capire quando si hanno le risposte automatiche, perché noi viviamo la maggior parte della nostra vita con le risposte automatiche, che non vengono dal nostro profondo, ma vengono sempre dall'esterno, no? Magari ci comportiamo in un modo perché siamo abituati che si deve fare così, no? Quindi tutto è tutto un connubio. Quello che dico, la mindfulness è precisa per come la penso io, infatti sono andato a ricercare questa cosa, l'ho trovata e ho voluto studiare per diventare istruttore, perché per come già la penso io, per come mi parlo io, mi espongo io nelle mie cose, la mindfulness è proprio perfetta, diciamo che è una qualità,
consapevolezza. Un momento mindfulness, ti posso dire, c'è proprio un momento mindfulness qual è? Ad esempio, che noi un esercizio, che si chiamano esercizi informali, quindi dico parlo di un esercizio che possiamo fare tutti a casa ogni giorno. Ad esempio, mentre stiamo mangiando una pietanza, noi siamo lì a gustarci la pietanza, focalizzare solo sul sapore, sui colori, sul gusto, cerchiamo di pensare solo a quello. Però è impossibile, perché sicuramente dopo la mente inizierà a vagare. Quando la mente inizia a vagare, noi dobbiamo accorgerci che la mente sta iniziando a vagare e quindi riportare il focus su quello che stavamo facendo, cioè sul pensare ai gusti, sul sapore. E quando noi ci accorgiamo di quel momento, quello si chiama un momento mindfulness. E se noi lo facciamo spesso, ogni giorno, 10 minuti al giorno, mentre ci leviamo i denti, mentre leviamo i piatti, ci focalizziamo solo su quello che stiamo facendo e ci accorgiamo di quando la nostra mente inizia a vagare, grazie a questo metodo, che lo si fa ogni giorno spesso, possiamo sviluppare delle qualità, che sono quella di conoscere meglio se stessi, innanzitutto, di approcciarsi al mondo, di capire quando abbiamo risposte automatiche. Perché adesso tu hai quella consapevolezza di magari stai vivendo nella giornata tranquillamente, stai parlando e hai dentro di te quella cosa, caspita, la mia mente sta vagando, non sono io che sto rispondendo a questa cosa. Quindi tu hai un momento mindfulness, quindi ci pensi 10 secondi prima di rispondere, rispondi con quello che veramente dentro hai, con quello che veramente sei, invece di rispondere con le risposte automatiche che molte persone hanno nella vita. E quindi è un modo per conoscere se stessi, per superare alcune paure, la paura del giudizio, la paura della morte. Questa è una cosa che sto aggiungendo io per l'esperienza che ho avuto io. Quindi sto creando un corso particolare che unisce la mindfulness più le mie esperienze, certo, il mio trauma, la mia esperienza di premorte, più questa cosa della mindfulness. Sto cercando di creare un prodotto per un corso per soprattutto per far superare la paura del giudizio e la paura della morte, che secondo me possono aiutare molto ad andare incontro a quella felicità che ognuno ricerca, quella serenità che ognuno ricerca. Molto bello. Tra l'altro, quello che prima adesso dico una cosa che farà un po' sorridere tutti quanti, non so se le donne, tutte, io dico quella cosa con mio marito. Allora, mio marito fa stesso mindfulness quando mangia, perché sembra che pensa solo a quello che sta mangiando. Mi fa morire, perché alle volte dico, magari si stanno dicendo due cose, perché noi, noi come famiglia, la mia famiglia, abbiamo questa abitudine che è quella di, perché quando siamo a cena, per esempio, noi non abbiamo voluto, sai, la classica televisione e quant'altro, così proprio ci piace proprio questo momento che è la cena, il pranzo vabbè meno, però la cena, il momento sopra il ritrovo, proprio per chiacchierare, per stare insieme, per condividere proprio qualche oretta insieme, proprio per cui il nostro momento è un po' così. Però al momento in cui mio marito deve assaggiare una qualsiasi cosa che sta gustando e che gli piace, anche fosse solo un frutto dopo, non riesce più a parlare, cioè non riesce più a dire niente, perché lui è lì concentrato che deve sentire tutti i gusti, le cose. Quindi mi ha fatto ridere, perché ha detto evidentemente fa mindfulness in quel momento. È presente, no? È presente qui e ora. È presente quello... proprio con la sua frutta piuttosto che... Che poi... no. Sto scherzando, però mica tanto, perché lo fa sul serio. E voglio aggiungere una cosa, se posso, sulla mindfulness. È proprio questo, il cercare di stare qui ora e non rivolgere i pensieri al passato o al futuro, che sono portatori di stati depressivi, stati ansiosi, e quindi aiuta anche a poter vivere la nostra vita quanto più possibile del qui e ora, dove possiamo soffrire meno e superare anche molte cose fisiche, perché certo, il passato e il futuro è un dramma per molte cose, è pericoloso per molte cose vivere approcciandosi al passato e al futuro. Ansia e depressione derivano da lì, alla fine. Sì, ma no, tra l'altro
Sicuramente io ho una mia carissima amica che appunto ha fatto comunque dei seminari di mindfulness, ma ha detto che comunque hanno fatto queste giornate dove poi in tutto il giorno dovevano sperimentare il qui e ora, proprio attraverso queste pratiche, insomma, che sicuramente tu insegnerai perfettamente. Dice proprio che ha proprio sperimentato proprio delle grandi consapevolezze interiori, ecco proprio. Sì, perché quando si è qui e ora, non c'è passato e presente, ci si può avvicinare ancora di più all'essenza di cui parlavamo. Sì. Perché noi, infatti, non essendo presenti, non avendo ricordo di sé, siamo lontani dall'anima. E quindi l'essere qui e ora può far nascere molte intuizioni, molte consapevolezze che ci aiutano sicuramente nella vita. Certo, assolutamente. Quindi comunque tu fai dei corsi, dicevi, dove insegni comunque queste cose. Adesso in questo momento le stai facendo anche tu via Skype, giusto per capire? No. Io sono da 2 mesi istruttore, ma è da pochissimo. Dovevo iniziare a organizzare qualcosa dal vivo ad aprile, però poi sappiamo come sono andate le cose. Certo. E ora sto creando un corso online. Ok. Un corso online dal vivo ancora no, un corso online che una persona può rivedersi, può guardare, indietro. Ok, perfetto, anche di quello poi eventualmente potrai mettere tutto, che così almeno le persone sanno perfettamente dove trovarti. Lo sto creando e ci vuole molto, perché è un corso che dura 8 settimane, 2 mesi. Sto lavorando un bel po'. Stai lavorando, beh perfetto, poi eventualmente le persone lo sanno, ti contattano, insomma qualsiasi cosa, insomma se vogliono saperne un pochino di più. Michele sta scrivendo anche qualcos'altro. Ascoltare il proprio cuore con la mente in silenzio, si può dire? Da questo arrivano le intuizioni. Come fai a silenziare la mente? Esistono dei metodi specifici nella mindfulness? Ok, infatti gliel'avrei chiesto adesso anche io. Sì, quindi Michele proprio dice, appunto, silenziare, tra virgolette, la mente, no? Che è la cosa più difficile. Sicuramente, come fare, quindi, ed esistono questi metodi, quindi, specifici? Beh, nella mindfulness ci sono molti esercizi di meditazione. Ci sono molte, infatti la meditazione è un aspetto principale di quel protocollo. E silenziare la mente cosa vuol dire? Come si fa? Cercare di essere presenti, di non pensare al futuro e al passato, quello è silenziare la mente. Focalizzandosi su levarsi i denti, ci focalizziamo sulle sensazioni che stiamo provando, lavare i piatti, ci focalizziamo sull'acqua che scorre sulle mani, sul rumore, solo su quello. Però la mente può iniziare a vagare, noi ci dobbiamo ricordare quel momento, avere il momento mindfulness e fare quello, tornare sul focus iniziale. E se questo lo facciamo ogni giorno, 10 minuti al giorno, poi le cose vengono in automatico, come per la meditazione, no? Più mediti, più diventi consapevole, più sei nel presente. Quindi diciamo che sono tante strade, tante vie che portano sempre lì. Questi sono degli esercizi. Per esempio, invece con il respiro c'è qualche lavoro particolare da fare anche con il respiro? C'è una meditazione sul respiro che è sempre, riguarda sempre portare consapevolezza sul respiro, quindi stare con respiro, essere respiro. C'è anche una meditazione dei suoni, che è la stessa cosa. Sono tante meditazioni diverse, ma lo scopo è sempre quello. Quello che si deve fare è sempre quello, stare nel presente. Certo. Sono tanti metodi per essere nel presente, è solo quello, essere nel presente, non c'è nient'altro, essere nel presente, cercare di essere nel presente. Ho capito, per esempio per quello che riguarda, io vedo per esempio delle differenze, ma voglio dire, sono tutte tecniche che naturalmente credo che ognuna è valida per arrivare comunque a determinati stadi e stati, no? Per esempio quello che dici tu è sicuramente quello che ti porta al presente, che sicuramente credo che per quello che riguarda anche discorsi di sogni lucidi piuttosto che di sia molto importante. Se io riesco ad essere sempre focalizzato in quello che mi sta accadendo, magari anche quando sogno
sono in grado, in un certo senso, di comprendere il momento in cui io sto sognando, perché sono presente. Potrebbe essere una tecnica, no? Anche quella. O, poi, naturalmente, per esempio, le meditazioni che faccio io, che sono invece creative, ci cioè sono le meditazioni interattive dove praticamente tu porti invece quello che è il tuo pensiero a crearti delle immagini dove tu entri, delle situazioni che entri, sicuramente anche quelle sono valide per arrivare comunque a determinati scopi sempre di interiorizzazione delle proprie emozioni. E poi c'è questa mindfulness invece che è qualcosa di dove tu invece rimani focalizzato sul qui e ora. Sì. Sono sicuramente diversi ma efficaci e possono portare comunque, anzi alternando magari anche, no, credo questi tipi di esperienze si possono ottenere molte, sicuramente molte. Sì, non credo ci sia, no, una cosa migliore dell'altra, ognuno, la verità è soggettiva, ogni percorso è valido. Ma certo, sì. ma certo. Sì. Vediamo intanto se qualcuno intanto ha scritto. Sì, poi è bella la frase di comunque di Michele, ascoltare il proprio cuore con la mente in silenzio. È proprio così, è proprio questo. Cioè alla fine bisogna cercare di stare in quel silenzio che però ascolti, ascolti, no? Nello stesso tempo. Ho domande, intanto penso di non averne viste. Quelle che abbiamo letto, insomma, o quello che sì, no, vado indietro, mi pare che non c'è nulla, ho provato a controllare questo. Ok, quindi comunque, poi dicevamo poi un'altra cosa. Magari è una cosa buona, non stiamo dando nessun dubbio alle persone, quindi stanno ascoltando. Bene, è una cosa positiva. Vuol dire che stanno ascoltando senza dubbi. Comunque, in qualsiasi caso, ripeto, se avete domande, abbiamo ancora magari 5-10 minuti, magari facciamo. Qualunque domanda. Qualunque domanda, infatti, perché come sapete, io lavoro su alcune cose, Antonio è qui con una testimonianza. Magari c'è qualcosa che sicuramente insieme possiamo dare ancora. Comunque, in qualsiasi caso, so che anche, comunque, hai detto prima che hai un canale YouTube, e in questo canale tu cosa metti? Cosa stai mettendo come, oltre al tuo corto naturalmente, però cosa stai mettendo come contenuti per Io faccio video io alla telecamera, ma sono discorsi diversi, per esempio parlo del samsara, ho parlato, l'ultimo video che ho fatto è l'importanza dell'eros. Sono tante cose, tanti video, tanti discorsi diversi, però alla fine il nucleo è sempre lo stesso. Diciamo che la pietra angolare dei miei discorsi è che la verità soggettiva, che cercare di uscire fuori dal giudizio, di non giudicare se stessi, se sì. Si vuole. Diciamo che espongo queste teorie con discorsi diversi, con esempi diversi. Parlo di anima, di corpo psicofisico, di cercare di guardare il mondo con gli occhi dell'anima e non con gli occhi del corpo e della mente. Certo. La reincarnazione, tutte queste cose qua, tutte cose che riguardano l'oltre, ecco, diciamo. Ecco, sì, quindi comunque troverete sicuramente in questo bellissimo canale proprio anche delle, diciamo, qualcosa che poi attraverso questa esperienza che ha avuto Antonio è riuscito a trasformare dentro delle consapevolezze che le porta, insomma, in questo canale che sicuramente adesso poi metteremo. Quello che veramente a noi preme e siamo contenti, insomma, se siamo riusciti a portare soprattutto questa sera è questa fiducia proprio nell'oltre, questa fiducia del fatto che non c'è la morte, questa esperienza proprio deve servire per avere questo tipo di consapevolezza. Ed è quello che alla fine in un canale, sicuramente in un gruppo come il nostro, dove si parla comunque di medianità, si parla di crescita spirituale, si parla di anima, si parla delle intuizioni, delle capacità percettive, cioè voi capite che essere comunque sicuri che esiste qualcosa al di là di quello che vediamo fisicamente e avere qualcuno come adesso in questo caso Antonio di qua, perché stavo facendo di là ma è di qua Antonio che ha, che ha sperimentato, che ha vissuto questo tipo di esperienza, insomma è una consolazione, perché per quelle persone che invece ancora non riescono magari a percepirlo. È vero che in un gruppo come il nostro, voglio dire, è normale che le persone che si iscrivono è perché comunque credono che ci sia qualcosa, però sentirlo fa piacere.
ecco, che qualcuno l'ha provato. Poi naturalmente metteremo anche il gruppo di Antonio, che hai fatto un gruppo proprio ultimamente sempre Facebook. Quindi allora adesso quando finiamo la diretta, se non ti do tutti i link, sì, metterai il link del tuo corto, il link del YouTube, il link del gruppo Facebook, così loro possono anche vedere quello, perché sicuramente sta crescendo, è un gruppo che sta crescendo, e tra l'altro sappiamo insomma che quando arriveremo comunque a 1000, vero? Se lo ricordo, 1000. Sì, sì, mancano pochi membri, poi cominceranno qualche diretta, fare qualche diretta. Antonio gentilmente mi ha anche invitato, quindi andrò molto molto volentieri a parlare in questo caso di medianità e di ascolto di quello che vuoi, di quello che è la mia ci sarà Michi Bizzarri che farà qualche diretta, me l'ha promesso Michi, naturalmente l'ha promesso anche Michi che farà dirette, quindi insomma faremo un po' di dirette anche nel suo gruppo, insomma ci sosterremo, ecco, a vicenda. E quindi niente, quello sicuramente. Allora, se io adesso guardo, se non abbiamo domande, ragazzi, io direi che naturalmente adesso vi salutiamo, perché dobbiamo comunque ascoltiamo con interesse. Grazie Palma, sono grazie. Contenta. Abbiamo comunque fatto un'oretta, siamo riusciti comunque, vedi che un attimo passa, che è una scappata, c'è un attimo. Ecco, io quello che poi volevo dire invece per quello che riguarda me, che naturalmente il mio gruppo e tutto quanto, sono molto contenta perché siamo riusciti comunque, io avevo fatto un breve, mi prendo 2 minuti, scusa Antonio. Ho fatto un breve video dove avevo detto appunto che volevo iniziare anch'io un corso Skype proprio per aiutare nella medianità, nell'ascolto interiore, la consapevolezza di cominciare a ascoltare le proprie intuizioni, quindi faremo comunque esercizi, e sono molto contenta di dirvi comunque che adesso in questo momento abbiamo già creato 2 gruppi, quindi avremo due incontri con il gruppo, 2 gruppi ben formati, e quindi non vedo l'ora di cominciare a fare anche questo lavoro insieme a alcuni dei nostri membri che hanno aderito, e quindi sono contenta di questa cosa, spero che avrà un bel riscontro, che troveremo una bella affinità, speriamo che le tecnologie resistano e funzionino, in modo che sicuramente proporremo sicuramente ancora più avanti magari altri corsi. E io tra l'altro, appena possibile, cercherò di rimettermi un po' a disposizione ancora magari per dei periodi per fare dei contatti alle persone, sempre come ho fatto l'altra volta, dedicando magari 20 minuti così alle persone in modo totalmente gratuito. Ovviamente cercherò di dare un po' di spazio ad ognuno, tra un po' si comincerà a lavorare, quindi magari un pochino con dei tempi, però lo faccio molto volentieri, quindi questa cosa l'anticipo naturalmente a chi non l'ha già usufruito, cioè non per altro, ma per dare spazio anche ad altri. E questo era soltanto un breve piccolo spazio che mi sono presa per il mio canale, ma... Niente, quindi guarda, qui sono stati comunque tutti molto carini, hanno mandato veramente tante belle parole, ci ringraziano, ti ringraziano, anche Allina, grazie. Quindi niente, noi ragazzi speriamo veramente di avervi portato un po' di fiducia di quello che è proprio quello in cui crediamo noi, che veramente che la vita continua, esiste, c'è e non finisce mai. Io non ci credo, lo sento. Lo sai che è così, lo senti, lo sai, lo capito, lo sai, lo so caro, infatti è una cosa che ovviamente, sai cosa, scusa, dico un'altra cosa prima di chiudere, è proprio quella fede interiore, la fede veramente di appartenere comunque a qualcosa di grande, e se nel caso per esempio per quello che mi riguarda, io questa fede ho cominciato a sentirla da ragazzina, che c'era qualcosa, magari tu hai avuto questa esperienza che ti ha portato a questa fede, ma è una cosa comunque meravigliosa, perché come ci si arriva, l'importante è arrivarci, sentire che c'è veramente, veramente qualcosa che ci sostiene sempre, che la vita è eterna, che non moriamo mai, e che siamo tutti, soprattutto quello che hai detto tu, affratellati, uniti, siamo tutti nell'uno, noi insieme all'Eterno e al Padre, al Creatore, all'energia d'amore, chiamiamola come vogliamo. Cosa c'è di più bello di questa cosa? Quando tu prendi consapevolezza
è qualcosa di stupendo, penso, no? Che ti dà proprio, ti fa superare anche tutte le prove della vita che alle volte sono dolorose, e tu ne sei una testimonianza. Grazie. Ne sei una testimonianza per quello che hai sofferto, insomma. Va bene, ragazzi, quindi aspetta che c'è una persona che ci dice. Grazie mille, ovviamente un saluto a Antonio, a tutti, perfetto, grazie ragazzi, un abbraccio. Nella tua esperienza, come... Ah no, guarda che ti fa una domanda, allora rispondiamo, visto che ognuno ha la propria via, va bene, ok, la mente è la stessa, perfetto, grazie. Però rispondiamo solo a questa breve domanda: nella tua esperienza come avveniva il movimento, dice, non so cosa intende però. Il mio, come io mi muovevo. Sì, vuole sapere forse come ti muovevi, come veniva il movimento nella tua esperienza, tu come muovevi il tuo essere, probabilmente, dici, cioè, come, come ho detto, io la prima esperienza è stata extracorporea, mi sono visto nella stanza di ospedale e quindi non vedevo me stesso, vedevo i medici, vedevo gli infermieri. Poi quando è successa quell'altra cosa, io non avevo un movimento, io ero il cielo, io ero il fiore, certo. Ero quello che c'era, ero coscienza, ecco, pura coscienza. Non c'era un corpo, certo, io ero quello, certo, che c'era. Eri proprio l'essenza, questo, del tutto. Ok, speriamo di averti risposto. Niente, quindi ragazzi, allora grazie ancora veramente a tutti per essere stati con noi questa sera. Grazie ad Antonio, veramente, Antonio Iacca, quindi per grazie essere stato con noi. È stato veramente un grande onore averlo con noi in questa testimonianza. E un abbraccio a tutti quanti, e un bacio e buonanotte a tutti quanti. Buonanotte. Ciao, grazie. Buonanotte. Ciao, ciao, ciao. Allora aspettate che io qua, ok.